metto qui, che diverso. Vediamo che sta bene. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Detto fra noi ci sta anche meglio. Bentrovati. Non scherziamo, quello non sono io sono da un'altra parte. Quello che voi state vedendo in questo momento non è neanche un esperimento, è il Teatro Giovane delle Marche. Si chiama Francesco Mattioni ed è un uomo che vive in teatro, nel teatro e per il teatro giovanile da quasi 40 anni. Noi l'abbiamo invitato qui, ma adesso non vorrei che prendesse troppo la scena, per cui siete ritornati su di me e questo mi fa piacere. Francesco, ben arrivato, mi fa piacere che tu sia, come dicevo, qui con noi anche per parlare un momentino di questo, di che cos'è il teatro, ragazzi, a che cosa, o il teatro giovane se vuoi. Perché ci si arriva, come ci si arriva, come nasce. Il tuo è un curriculum molto ricco, è una carriera iniziata addirittura come vigile urbano. Ecco, da vigile urbano a diventare un punto di riferimento non solo in Italia, ma anche all'estero, poi dirò anche perché all'estero, noi andiamo, esportiamo pezzi pregiati, per il teatro ragazzi e per il teatro giovani. Allora, di nuovo ben trovato, raccontaci. Grazie. Come si fa da vigile urbano a muovere marionette o burattini? Poi ci dirai anche la differenza. E come si fa? Non credo che ci sia una formula. Diciamo che sono stati gli eventi della vita, della mia vita e delle persone che con me hanno collaborato e hanno vissuto questa fantastica, posso usare questa parola anche troppo abusata, esperienza iniziata per noi nel 1980. Il teatro ragazzi nasce in Italia qualche anno prima, 73-74, nasce soprattutto a Torino, nel Piemonte, e a poco si dirama in tutta Italia. Noi siamo, se non una delle prime, ma una delle primissime compagnie nate. Teatro Pirata, Il Teatro Pirata, sì. Teatro Pirata. Non l'avevamo detto, sì. Teatro Pirata, sì. Diciamo che all'inizio non ci chiamavamo neanche Teatro Pirata. Ci chiamavamo Teatro Burattini e Mimo. Poi è diventato Teatro del Barattolo e poi è diventato Teatro Pirata. Ma uno si inventa burattinaio e mimo così. Scusa se ti ho interrotto. Certo. Nella narrazione, non è che... I tempi erano diversi da ora, stiamo parlando degli anni 70, fine anni 70, quindi parliamo del momento in cui c'era una grande vivacità sia politica che culturale in Italia, e in quel periodo non solo nasce il teatro ragazzi, ma si sviluppa quello che è il teatro di ricerca, c'è alla Biennale del 69 la messa in discussione di tutto un modo di fare teatro, di tutto un modo di fare cinema, e da tutto quello scompiglio che è nato in quegli anni, in cui io ho partecipato in anche maniera, la musica era diversa, eh? Anche la musica certamente, e ho partecipato in maniera diretta, e da lì sono entrato nel come ci sono entrato. Ci sono entrato prima di tutti perché ieri c'era una radio che si chiamava Radio Domani, cui io facevo parte, e quelle piccole radio libere... Era un po' politicizzata abbastanza, un po' parecchio, abbastanza, scusa. Parecchio politicizzata, molto politicizzata. E, era una piccolissima radio con delle grandi volontà però di esprimere, soprattutto molto politicizzata, ma nello stesso tempo c'era una grande voglia di cultura, di innovazione, di ricerca. E quindi io lì dentro facevo delle trasmissioni, facevo il vigile urbano ad Ancona, e nello stesso tempo facevo anche le trasmissioni alla radio. Trasmissioni, alcune erano più
diciamo prettamente politiche, altre erano sociali. Ho passato mesi a fare registrazioni all'interno dell'ospedale psichiatrico aperto quegli anni, erano gli anni di Basaglia, erano riaperto c'era l'ospedale psichiatrico. La legge Basaglia, sì, certo. Quindi fare interviste cose. E poi facevamo dei programmi molto divertenti, stupidi, cioè rifacevamo a quello che poteva essere i programmi radio di quel periodo, che ne so, all'altra domenica, gli spettacoli, quel tipo di trasmissioni. E facevamo le trasmissioni un po' più stupide, lì ci si divertiva veramente. Diciamo che forse lì è venuto fuori questa voglia di stare sul palco, anche se in quel momento era solo radio. Poi dopo, negli anni, fine anni 70, a Iesi venne un grande burattinaio, Otello Sarzi. Lo chiamò Franco Cecchini. Che era il direttore. Che era il direttore del teatro. E con lui abbiamo iniziato questa esperienza. Abbiamo fatto un laboratorio, c'erano tutte donne, totalmente maestre, e eravamo due o tre maschietti che capitati lì per volontà, per voglia di conoscere. Abbiamo conosciuto questo grandissimo maestro che ci ha affascinato e poi abbiamo cominciato a lavorare con lui. Chi erano i tuoi compagni di viaggio? I miei compagni di Ricordiamoli, viaggio. Ricordiamoli, i nomi, sì, almeno. Silvano Fior del Mondo e Diego Pasquinelli. Siamo stati in compagnia con lui per un anno, abbiamo imparato Otello un sacco Sarzi di cose. È veramente stato uno dei punti di riferimento nel teatro, sì, ragazzi, ma sì, non solo nel teatro ragazzi, nel teatro, sì, diciamo mimico di burattini, di marionette soprattutto. Sì, assolutamente. È stato di figura mi pare che si teatro chiami. Teatro di figura, sì, questa è una parola che è stata inventata, sì, proprio in quegli anni lì, teatro di figura, così si chiama adesso. Otello è stato un punto di riferimento perché è stato un innovatore, ha rotto completamente gli schemi, dal burattino mosso così, che tutti magari conosciamo, Pulcinella oppure Sandrone Fagiolino, si è passati ai burattini esplosi dalla baracca, quindi c'era un lavoro sulla baracca, è quella struttura che contiene il piccolo teatrino, per noi si chiama baracca. E una baracca esplosa vuol dire che la baracca prende altre dimensioni, diventa scenografia, diventa cambiamento, e quindi tutto quanto ha preso una dimensione completamente diversa, di innovazione. E noi siamo stati fortunati a essere nel momento giusto con le persone giuste, come sempre può capitare nella vita. Avete incontrato all'inizio, se no me lo dici lo stesso, delle difficoltà per far digerire, mi passi il termine ovviamente, questo teatro che erroneamente, quello dei ragazzi, dei bambini soprattutto, sì, era considerato probabilmente un teatro minore, non voglio dire di serie B perché il teatro non è mai di serie B quando qualcuno ci si appassiona. Ma diciamo, è stato difficile o meno? Diciamo che è stata una crescita parallela, nel senso che nel momento in cui l'abbiamo vissuto per noi non era una difficoltà, perché era una scelta. Era una scelta di fare teatro per i bambini, teatro per le famiglie. Era proprio una scelta anche del tipo di test e di rappresentazioni che mettevamo in scena. E quindi non ci rendevamo conto se c'era. La difficoltà era iniziare, la difficoltà era imparare, la difficoltà era averci possibilità tecniche, acquisire competenze che non avevamo perché venivamo praticamente da niente, non avevamo fatto una scuola di teatro. Però ce la siamo inventata la scuola di teatro. A Iesi 3 anni di scuola di teatro, inventata e portata a Iesi, e tantissimi ragazzi, persone hanno fatto quella scuola e molti ancora continuano a fare questo lavoro. Quindi voi, la partenza è stata da Iesi, è d'accordo, sì, però ormai la vostra, dopo pochissimi anni, avete assunto una dimensione ovviamente non soltanto regionale ma anche nazionale. Sì, diciamo che è partito tutto nell'85, dopo 2 o 3 anni di, diciamo, facciamo alcuni spettacoli che soprattutto in zona abbiamo azzeccato finalmente lo spettacolo giusto, si chiamava Bikini la tua isola, e con questo spettacolo ci siamo fatti conoscere un po', roba ovviamente Italia. Che scrivete per conto vostro? Assolutamente sì, testi scritti per conto nostro, testi, scene, burattini, musiche, spesso col musicista, quasi tutti i nostri spettacoli abbiamo musiche originali. Il nostro musicista era Lorenzo Soda. Qual è la cosa più difficile nel momento in cui vi accingete a scrivere
un qualche cosa, cioè lo spettacolo, diciamo, che poi non è uno soltanto, ma comunque prendiamo ad esempio uno, lo spettacolo per la prossima stagione, vi mettete a tavolino su, qual è l'argomento? Pescate per esempio, scusami, sui classici, quanto è facile o quanto è difficile far digerire i Shakespeare, per esempio, una tempesta, una riduzione, un Robinson Crusoe ai bambini, perché le simbologie, vorrei che, ecco, che ne parlassimo per, allora, capire. Tutti i nostri spettacoli nascono da un'esigenza nostra di dire qualche cosa, di voler comunicare qualcosa, sia su quelli leggeri, proprio tipo il Gran Circo dei Burattini. Cos'è il Gran Circo? È un circo fatto con i burattini, ma il Gran Circo dei Burattini è uno spettacolo, ha fatto 750 repliche, è una macchina infernale. 750 repliche. Che vuol dire, scusa se ti interrompo, dopo ripartiamo in da 20 anni, Sì, ma 750 repliche, potenzialmente quante persone, quanta platea avete avuto? E più o meno moltiplica per 200, non so, 15.000 persone almeno. 150.000 persone. Ah, scusa, 150, matematiche fate. Forse anche di più, insomma. Questo spettacolo, che è una struttura a forma di circo con dentro tutti i numeri musicali, è molto leggero, però nello stesso tempo c'è dentro tutto, c'è l'ironia, c'è il gioco, c'è la messa in discussione dei personaggi stessi del circo, gli animali sono tutti di pezza, non c'è un animale vero. Gli animali vincono quasi sempre, gli uomini, quelli che soggiacciono, cioè un leone che toglie la testa al domatore, se ce lo possiamo permettere solo con i burattini, una cosa del genere. Sì, certo. Se lo fai in qualsiasi altra cosa diventa un dramma, con i burattini diventa una cosa divertente, no? E sia con questi, sia quelli più, certo, diciamo un po' più corposi, come vengono comunque da una nostra esigenza, da una cosa che noi sentivamo, una cosa vera che volevamo raccontare. E da lì si parte per fare lo spettacolo. Credo che non abbiamo mai fatto uno spettacolo per dire, ma c'è il mercato che ci chiede questo spettacolo, ora facciamo questa cosa qui. Per questo, per esempio, noi non abbiamo neanche una fiaba nel nostro repertorio. Abbiamo Cinderella Vampirella, che sono 5 fiabe insieme, però è tutta un'altra cosa, mischiate. Ma non abbiamo una fiaba o un riferimento di questo genere. L'unico tentativo è Robinson, di cui dicevi prima, che andrà fra pochi giorni, esatto, in scena, e che è l'ultima cosa che abbiamo fatto, e che è un tentativo, diciamo, da grandi ormai. È la prima volta che affrontiamo un testo così impegnativo per farne più che una riduzione, una rilettura a modo nostro, ma anche lì c'è tutto dentro di noi, c'è quello che volevamo dire, quello che vogliamo comunicare. Com'è il titolo? No, Robinson Crusoe, l'avventura. Ah, Robinson Crusoe, l'avventura. È comunque un racconto sulla libertà, sulla possibilità di poter scegliere cosa fare della propria vita. Io scommetto che molti di coloro che stanno a casa vorranno sapere da te, e tu sei inserito nel settore, la differenza fra burattini e marionette. Non se ne può più, perché c'è sempre questa diatriba, no, ma quella è una marionetta, quell'altra è una burattina, e poi dopo nessuno ci prende mai. E i pupi. Allora, affrontiamo un momento questo argomento, questo blocco. Ok, facciamo un po' di storia del teatro. I pupi, le marionette e i burattini sono le tre tecniche di animazione tramite un oggetto altro da sé, che in Italia sono state fondamentali. Negli altri paesi ci stanno anche altre tecniche, ombre, marottas, altre cose. In Italia, teatro giapponese, per esempio. Teatro giapponese, con le tre, certo, teatro. Esatto. Il burraco. In Italia queste tre grandi tecniche. La differenza fondamentale è che le marionette sono mosse da fili e vengono mosse dall'alto. Il marionettista è dietro un telo, sì, si chiama castello, sopraelevato, con dei fili muovono le marionette sotto. Quanti solitamente due persone bastano? Allora, le marionette possono essere mosse da una persona fino a 3-4 persone, secondo che tipo di tecnica è. Diciamo che i virtuosi, una persona muove una marionetta, anche due.
i grandi virtuosi. È un lavoro di virtuosismo, veramente. È una tecnica molto complicata, molto difficile, sia di costruzione che di animazione. La particolarità è che la marionetta è esattamente come una persona umana, proporzionata, solo che è più piccola. Ma le proporzioni sono perfette. Testina, corpo, gambe. Il burattino viene mosso... Tipo Brunetta, per esempio. No, vabbè, adesso sto scherzando. Diciamo che forse assomiglia più a un burattino. Vabbè, andiamo avanti. Diciamo. Scusate, non fateci caso. È più un burattino, perché il burattino invece è una grossa testa e un cencio, un panno, che è quello che gli dà nome, buratto, in cui ci sono due manine. Beh, viene mosso da dentro con un dito nella testa e le manine che vengono nelle braccia. La particolarità è che il burattino è un figlio della commedia dell'arte, quindi è una maschera, quindi ha tutti gli schemi di una maschera, ha una voce che è sempre quella, una faccia che è sempre quella e un vestito che è sempre quella, come i personaggi della commedia dell'arte. Ti faccio un sì. Bisogna quantomeno saper recitare per fare sta roba. Sì, bisogna saper cantare, bisogna saper tutto. Sì, bisogna i buratti, sì, soprattutto per i burattinai, perché i marionettisti potrebbero anche non farlo, soltanto animare. Comunque devono saper recitare, e la particolarità del burattinaio è che riuscire a fare più voci diverse. Quindi la voce alta, bassa, sì. Dei vari personaggi e quindi dei vari caratteri. Scusami l'interruzione. Prego. E quindi questa è la particolarità del burattino. Arriviamo ai pupi. I pupi è una tecnica tipicamente che viene dalla Sicilia, e sono delle marionette grosse, diciamo da un metro, i pupi palermitani, fino a 2 metri, 1,80 metri, i pupi catanesi. Sono molto grosse, hanno di solito le gambe abbastanza rigide, non hanno fili, ma hanno una stecca che gli esce dalla testa, un bastone dalla testa, e soltanto un pezzetto, una mano che è tenuta da una stecca, in cui di solito c'è la spada. Dall'altra parte c'è un filo per tenere lo scudo. Chissà quante volte sarà capitato a ciascuno di voi in qualche piazza, perché non sono tante in Sicilia, di vederle, perché sono comunque un'arte difficilissima. Anche è un'arte difficilissima, perché anche lì funziona completamente diversa, vengono mossi da lato, quindi non da sopra ma da lato, vengono portati dentro al castello. E poi, che altre particolarità, il puparo, cioè uno solo dalle voci, anche se sono tanti a muovere, e è il puparo principale. E dà sia le voci, sia batte con un piede in cui ha un calzare particolare per battere sul legno, quindi si sente quando fanno la battaglia, si sente tonk, 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 tonk. Poi tonk, tonk. Generalmente c'è quello che racconta, no? Quello che racconta prima, di solito c'è un raccontastorie che espone prima un po' la storia. Questo può succedere, che impone prima. E addirittura nel pupi c'è fuori un che di solito è il bambino, il piccolo, che suona il pianino, quello con i foglietti, con i foglietti, che è l'unica musica che c'è nei pupi. Quindi avete capito in linea di massima questa differenza fra marionette, burattini e pupi, perché c'è sempre stata comunque una certa confusione. Voi ovviamente state nell'ambito delle marionette. Burattini. Ah, dei burattini, vedi? Per cui volevo vedere se era stato attento. Se era stato attento. E i bambini come accolgono le vostre performance, diciamo così? Qual è stato? Voi avete girato tutta Italia e all'estero moltissimo, in molti paesi stranieri. Ecco, dov'è che avete maggiormente, qual è la soddisfazione? Dove avete trovato maggiormente? Al di là dell'ultima cosa che poi, di cui parleremo a parte. La soddisfazione io sinceramente la trovo tutte le volte che vado sul palcoscenico e faccio uno spettacolo. Dico sempre che il giorno in cui salgo sul palcoscenico e non mi diverto più, vuol dire che devo smettere. Quindi io la trovo sempre, sia che siano bambini piccoli, sia che siano stranieri, sia che sia... Ogni volta è una cosa diversa, ogni volta è un'esperienza diversa, ogni volta devi confrontarti e devi trovare il modo di affascinare il pubblico che hai davanti. E devi metterci anche ironia, devi metterci... Certo, negli spettacoli nostri c'è sempre ironia, è un diciamo che è una,
e la nostra poetica fa parte proprio, c'è sempre ironia, leggerezza soprattutto, su quello, anche se andiamo a affrontare temi a volte anche un po' scabrosi, ma sempre leggerezza. E, qual è la soddisfazione? La soddisfazione è quello di vedere, di sentire il pubblico che sta incollato a te con gli occhi aperti, le bocche aperte, ma zitti, ascoltare, vedere, ridere a quello che tu stai facendo. È una grande soddisfazione questa qua. I bambini, diversamente dal pubblico adulto, non mentono. Se lo spettacolo non funziona, o perlomeno a loro non piace, subito. Oggettivamente, e sì, cominciano a muoversi, a fare le cose, e no, è difficile. E quindi non è come un adulto che dici sto fermo, buono, soprattutto i piccoli, capito? Se gli piace ci stanno, se no... La vostra, usiamo un termine adesso tutto in inglese si dice, la vostra mission è quella di trasmettere l'amore e la passione per il teatro, penso. Certo. È questa? E trovi che in 150.000 persone che hanno visto le vostre repliche, faccio per dire, di questi, quanti avete fidelizzato? Secondo te? Fidelizzato non lo so. Dice un mio amico che un mio amico, uno che fa lo stesso mestiere mio, dice che il teatro per i ragazzi è un'esperienza che si vive in quel momento. È come una delle tante esperienze che un bambino può vivere. E serve per la sua crescita, ma insieme a tutte altre. Non è detto che poi chi vede teatro poi da grande andrà a vedere ancora teatro. Sicuramente se ha visto del teatro, del buon teatro, da bambino avrà sicuramente degli strumenti in più per capire il mondo e quindi anche scegliere di andare a teatro. Tu mi raccontavi prima, diciamo fuori onda, di una messa in scena particolare della Tempesta, sì, di Shakespeare. Ma pensare di poter prendere quel materiale, ridurlo e proporlo per i bambini, non è facile. Da che cosa partite? Noi non l'abbiamo fatto, una compagnia nostra ospite, sì, che si chiama Teatro delle Nuvole, che ha fatto questa riduzione al Mercadante a Napoli. E, credo che venga dal fatto che certe opere si possono rileggere anche per un pubblico più piccolo. In fondo, se pensiamo, La Tempesta è una grossa fiaba con dei personaggi anche fantastici, Ariel, certo. Nello stesso tempo c'è un principe, una principessa, un re, una ricerca dell'amore, un cattivo, Calibano, quindi ci stanno tutti gli strumenti, tutte le caratteristiche di una storia che è vicino a una storia che può essere raccontata a dei ragazzi, a dei bambini, non stiamo parlando di bambini piccolissimi, certo, però che possono essere raccontati. Quindi essendoci questi elementi, avendoci poi la scrittura di Shakespeare, che non è l'ultimo arrivato, credo che ci siano tutti gli elementi per poter fare un buon lavoro. Perché parlavo di soddisfazioni prima e l'ho interrotto un momentino, sì, perché la domanda volevo collegarlo a uno degli ultimi eventi. Francesco Mattioni non è soltanto quello che ha fondato il Teatro Pirata e che ha fatto delle Marche anche una fucina di questo teatro per i ragazzi, perché siamo diventati, anche se molti non lo sanno, un punto di riferimento veramente in Italia anche per questo. Se ne sono accorti anche a Roma della sua bravura, tant'è vero che l'hanno chiamato alcuni membri di una compagnia diretta da Veronica Olmi ed altri a Roma e gli hanno chiesto di fare la regia di uno spettacolo, mi pare che il titolo fosse C'era una volta un re diesis o qualcosa del genere, con il quale hanno girato veramente mezza Europa e recentissimamente, questione di pochissime settimane, hanno avuto un successo veramente travolgente a Bangkok, in un festival mondiale. Sì. Ecco, raccontaci un momentino, perché molti certe cose non le sanno, perché ecco, qualche volta il teatro, o questo tipo di teatro, quello per ragazzi, per bambini, compagnia bella, non ha lo stesso ritorno d'immagine dell'altro teatro. Sì.
Sì, questo è un dato di fatto, insomma, già per il teatro normale ci sta poco spazio anche nei, diciamo, nei media, no? Viene Sì, certo. trattato poco. Il teatro ragazzi, addirittura quasi nulla. Sì, Però però il teatro ragazzi. i media orientali hanno parlato molto, insomma, di questo spettacolo. No, 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 non dicevo, dicevo in generale, In generale. del teatro ragazzi in generale. Sì, nel senso che questo, nel momento in cui si va all'estero a un grande festival, allora c'è anche un'attenzione forte da parte dei media. Il festival in cui siamo stati, che si chiamava Carnival Festival Il primo numero a Bangkok, è arrivato al terzo anno. È un festival grandissimo in cui ci sono 100 compagnie ospiti da tutto il mondo, e quando dico tutto eccezionale, il un mondo bel dico applauso, veramente tutto il signori, un bel mondo. applauso. Australia, dite un Fermi, paese, probabilmente c'era. Australia, fermi, Perù, basta. Argentina, America, Europa, Africa, paesi arabi, sud-est asiatico, Giappone, tutti. Quindi vi siete anche confrontati, con Il l'Espe. grande, la grande, diciamo, la cosa più bella di un festival del genere, al di là del fatto di fare il tuo spettacolo e chiaramente avere successo, quindi essere apprezzato, Beh, avete fatto anche un bis. sì, abbiamo fatto un bis in un centro commerciale, in un grande centro commerciale di Bangkok, a Prima erano Bangkok, collocati in teatro, e poi poi sono passati sì, al centro. un Per concerto fare il bis commerciale. sono dovuti fermare purtroppo Purtroppo a Bangkok ci qualche siamo giorno in più. fermati e abbiamo visto le due facce di Bangkok. Quello che conta è questo fatto di potersi vedere con tutto il mondo, quindi vedere altre tecniche, altri modi di fare burattini, vedere altri artisti, e questo qua è una crescita assolutamente importante per chi fa questo lavoro, no? Il confronto. E questo spettacolo che abbiamo fatto 4-5 anni fa, ha girato molto, Mosca, Azerbaigian, Romania, Bulgaria, non me li ricordo, Turchia, non mi ricordo neanche più. Anche Turchia mi pare. No, forse Turchia no, Turchia No. dobbiamo andare. E poi siamo approdati a Bangkok, in questo grandissimo festival. E quindi è stata una grandissima soddisfazione, ci siamo divertiti molto E quello è importante. fare questa cosa, e quindi. Beh, allora non è proprio sto teatro povero, vi potete permettere anche di andare fuori? Povero, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, non è perdere, anche perché ci potrebbe essere Equitalia che ci ascolta No, qualcuno, no? magari, cioè non credo che Equitalia abbia qualcosa da poterci portare via, però possiamo vedere. Basta quello che ci avete, o che non avete, insomma, Sì. perché quelli che mancano penso che siano, al di là della battuta, siamo arrivati alla battuta per fare la domanda, quelli che manca sono sicuramente i finanziamenti, o quantomeno ne avete in. Sì, diciamo che questa è la nota dolente, soprattutto vabbè, in questi ultimi anni in cui tutto il paese sta vivendo, tutto il mondo sta vivendo una crisi unica in questo momento, e chiaramente le ripercussioni si hanno anche nel nostro settore, in maniera notevole. Come tutti si tiene barra dritta per riuscire a navigare, però si naviga a vista. Lo Questo è dico un. qui che noi siamo molto di marineria, ce lo possiamo Certo. permettere, si naviga veramente a vista, e per chi fa un lavoro come il nostro, ma penso per chiunque faccia qualsiasi altro lavoro, no? Navigare a vista sicuramente è un limite grosso, perché per fare delle cose buone e belle bisogna avere delle prospettive È chiaro. a lungo, se no, e se un paese non ha una prospettiva a lungo è un dramma, non per noi, per tutti. Ora ci vogliono sinergie ed è per questo che ho Certo. portato a questa domanda. È recentissima la creazione dell'ATGTP, l'acronimo sarebbe Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. Ecco, cioè l'avete creato mettendo insieme forze Esatto, regionali sì. Per per arrivare a che cosa? arrivare mettendo insieme il Teatro Pirata, che è una compagnia di produzione di spettacoli, diciamo la nostra Ormai non sono più prerogativa. loro tre soltanto, No, l'avete no, capito chiamo Teatro chiaramente? Pirata, ma siamo almeno 8-9 persone a lavorare. L'ATG, l'Associazione Teatro Giovani, che ha sede a Serra San Quirico, che ha come mission fondamentale quello della formazione del pubblico
e del lavoro sul sociale, sul laboratori teatrali, su tutte queste cose che interessano, diciamo, parallelamente il lavoro di produzione. Quindi abbiamo messo insieme queste due cose perché la nostra abbiamo visto che a questo punto quello che potevamo fare di massimo l'avevamo già fatto. Eravamo arrivati tutti al massimo della possibilità. A questo punto, viste come erano le situazioni, o si andava in stand-by, continuavi così, Certo. poi poteva andare, oppure provavamo a fare qualcosa di nuovo. Il tentativo è quello di fare qualcosa di nuovo, diventare un punto di riferimento regionale per quanto riguarda il teatro ragazzi e la formazione del pubblico. Questi sono i due grandi aspetti. Mettendoci insieme, non solo noi, questa è una proposta che stiamo allargando anche ad altre realtà, sia diciamo comuni, amministrazioni e sia anche altre compagnie con cui siamo già in contatto per far diventare sempre più forte questa nuova associazione. Ultimissima cosa prima di lasciarci, questa è una cosetta che, cioè, me lo devi dire così in un orecchio se vuoi, proprio detto fra noi. Ecco, quando finisci una tua rappresentazione, una tua recita alla fine e vedi i bambini che sono soddisfatti, hai emozione o resti freddo come tutti quanti gli attori dovrebbero essere perché hanno svolto il loro lavoro e basta? Guarda, resto freddo? No, perché con i bambini non si può restare freddi, assolutamente. Poi per noi la fine dello spettacolo non è mai, come nel teatro di prosa, applauso, sipario, arrivederci e grazie. Noi applauso, sipario rimane aperto e poi c'è un confronto con i bambini in cui ti chiedono come fai Certo. quello, come fai, cosa hai fatto. Quindi tutta una curiosità, quindi diciamo che continua il contatto con i bambini. E quindi chiaramente c'è sempre un'emozione. A volte c'è un'emozione veramente grossa, forte. Mi è capitato più di una volta, sì, di essere veramente emozionato ancora dopo 3.000 repliche. Dopo 3.000, siamo arrivati a 3.000 repliche. Sì, di tutti gli Benissimo, di spettacoli. tutti gli spettacoli, certo. Era Francesco Mattioni, regista, attore, capocomico, burattinaio e quello che vi pare, comunque un uomo di teatro, anche se prestato al Teatro Ragazzi. Alla prossima volta. Ciao. Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la stagione con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio GeoMod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché. Ah, detto Detto fra fra noi noi ci che è sta meglio. anche meglio.